molte generazioni a Sarteano, un borgo lontano da Siena, si tramanda una vecchia storia che suscita curiosità e allo stesso tempo qualche perplessità. Ma per quanto sia strana e incredibile, ogni leggenda popolare ha un fondo di verità. Questa è la storia dello strascico della regina. Nel tratto di Boscaglia tra l'abbazia di Spineta e l'ormai dimenticato castello delle Moiane, i cui resti ancora oggi si intravedono coperti di erba e sottobosco, c'è una striscia di terra dove non cresce fiore. Gli abitanti di Sarteano raccontano che quel lembo brullo sarebbe dovuto al passaggio dello strascico di Dorilla, una regina o una contessa longobarda prima di essere inghiottita dagli inferi a causa della sua blasfemia. Ma ogni storia va raccontata bene dall'inizio. Siamo nella metà dell'VIII secolo e nel castello delle Moiane abitava una contessa di nome Dorilla. La giovane aveva un'anima ribelle e guerriera ed era conosciuta in zona per la sua arroganza e malvagità, e per questi motivi era temuta e odiata da tutti. Se non fosse stato per il suo sconfinato orgoglio e per il suo temperamento, sarebbe potuta essere l'idolo dei propri vassalli, poiché era una giovane bella e coraggiosa, ma il racconto della sua oscura vicenda sarebbe stato di certo meno interessante. Tutti i vassalli erano intimoriti dalla donna, tutti la temevano. Solo i monaci della vicina abbazia di Spineta non sembravano interessati a lei, e questo fatto fece sì che i rapporti tra l'abbazia e il castello fossero molto tesi. Accadde un giorno, per alcuni la notte di una vigilia di Natale, che lei e il suo unico esercito partecipasse alla santa messa prima di partire per una nuova battaglia. Ma il cappellano non si era presentato e Dorilla, per non dover chiedere l'aiuto dei monaci dell'abbazia, decise di celebrare lei stessa il santo sacrificio. Si vestì con i paramenti e, assistita da due damigelle, nello sbigottimento generale si accostò all'altare e al momento della consacrazione dal calice d'oro uscì un serpente che, nonostante Dorilla tentasse di fuggire, la avvolse con le sue spire e la trascinò giù per il pendio fino a un dirupo dove sparì per sempre. L'abisso dove la nobile precipitò prese il nome di Buca del Diavolo per ricordare l'atto sacrilego di Dorilla, e il percorso in cui il serpente la trascinò, quello dove non cresce vegetazione, fu chiamato lo strascico della regina. Non si sa per certo se Dorilla fosse realmente esistita e quali parte delle leggende popolari abbiano un fondamento di verità. Senza dubbio la sua figura vive nelle tradizioni di Sarteano e della sua montagna. È possibile che nella zona sia vissuta una ricca feudataria odiata per le sue angherie e che lo sdegno del popolo abbia generato questa leggenda del serpente e dell'eterna dannazione. Ci sono varie versioni della storia, varie sfumature. Alcune chiamano in causa il diavolo ed un patto tra la giovane e il maligno, ma l'elemento cardine della leggenda, il calice da cui esce il serpente e la punizione, è stato dipinto da ignoti e l'opera è contenuta ancora oggi all'interno della chiesa di Spineto.